Continua il nostro viaggio nel Lecchese alla scoperta di nuovi itinerari. Nella puntata di oggi ci troviamo a Mandello dell'Ario, dove il nostro Donato Moretti, insieme al gruppo CAI di Mandello, seguirà per noi il sentiero del fiume. Ma prima di entrare nel vivo dell'itinerario di oggi, ricco come sempre di sorprese, chiediamo a Maria Rosa, accompagnatrice di Media Montagna, quali sono le regole comportamentali da seguire per andare in montagna in tutta sicurezza. Ci sono almeno 5 regole fondamentali da seguire per la sicurezza. La prima regola è quella di valutare la propria capacità psicofisica prima di affrontare l'itinerario, perché occorre avere gambe e mente ben allenati prima di iniziare il nostro percorso. La seconda regola è quella di guardare le previsioni del tempo preventivamente il giorno prima e anche la mattina. La terza regola è quella di preparare preventivamente l'itinerario con una cartina o comunque sapendo qual è il sentiero che si fa affrontare, sia in termini di tempo che in termini di difficoltà. La quarta regola è quella di avere con sé un'attrezzatura adeguata, attrezzatura che può essere riassunta con sicuramente un paio di scarponcini comodi, un keyway, una giacca a vento, un ricambio con un pile, qualcosa comunque per coprirsi, cibo, quindi acqua, bevande e un paio di occhiali da sole in caso di una bella giornata. L'ultima regola, non di ultima importanza, è quella di avvisare qualcuno, un proprio parente, sull'itinerario che si va a compiere. Vi lascio ora la visione della puntata di itinerari di oggi e vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica redazione-lecco@teleunica.com. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Oggi vi proponiamo un percorso d'anello con partenza da Sonvico, una frazione alta di Mandello dell'Ario. In salita percorreremo il sentiero del fiume, un sentiero che seguendo il greto del torrente Era raggiunge l'omonimo alpeggio. Per la discesa invece preferiamo la più comoda mulattiera che ci consentirà anche di visitare il suggestivo santuario di Santa Maria di Olcio. Ci accompagnerà nell'escursione di oggi il signor Angelo De Battista, uno storico che ha curato parecchie ricerche d'archivio, e il signor Nello Scenini, entrambi facenti parte del gruppo CAI di Mandello, il gruppo che ha curato il ripristino del sentiero nel 1983 e che tuttora ne segue la manutenzione ordinaria. Dall'abitato di Sonvico scendiamo a sinistra per via dell'Acqua Bianca. Seguendo questa via raggiungeremo la valle e il sentiero 15B che ci condurrà proprio lungo il fiume. Ci siamo quindi inoltrati nella valle e dopo 15 minuti di cammino circa incontriamo un bivio. Occorre fare attenzione e prendere la direzione verso sinistra. E abbiamo superato il primo guado del fiume ed entriamo quindi nel vivo del sentiero del fiume. Che cosa ci può dire? Beh, questo è il primo degli 11 guadi che dovremo fare. Ora troveremo tratti di bosco giovane perché queste zone, anche se sono impervie, erano tutte usate per fare fieno e quindi non c'erano gli alberi sono cresciuti negli ultimi decenni. Poi, continuando nella parte centrale del percorso, troveremo alcune marmitte dei giganti e poi usciremo sull'alpeggio di Era. Ecco, questo è un punto, un guado dove si può osservare, insomma, direttamente
il lavoro dell'acqua sulla roccia. Questa è roccia calcarea e questa valle è un canyon, insomma, scavato dall'acqua in sezione verticale. Questo è calcare come tutta la Grigna, è un calcare più giovane del calcare della Grignetta, infatti è meno eroso di quell'altro, sia per l'età sia per il tipo di esposizione agli agenti atmosferici, che è minore essendo appunto una zona incassata. Questi qua sono gradini scavati ai tempi ancora i primi che percorrevano la valle in cerca di fieno, foraggio per gli animali, per trasportarli a valle. Ecco, questo è un altro video importante, questo è il sentiero che va allo Zucco del Venespul, come diciamo noi, e era un altro sentiero utilizzato per lavorare la montagna. Insomma, qui ci sono qua sopra dei boschi e si andava a tagliare la legna o su questi pendii a tagliare il fieno. E questo è un esempio tra i tantissimi che si possono fare di come la montagna è stata fondamentale per l'economia del paese, perché grazie al fatto di poter sostanzialmente alimentare tutti gli animali con il fieno della montagna, ha consentito un utilizzo del territorio pianeggiante più dedicato alle coltivazioni alimentari e anche poi alla costruzione delle case, delle fabbriche e così via. E a questo bivio teniamo sempre la sinistra. Da qua in poi anche il sentiero cambia. Anzitutto diventa molto più impegnativo perché inizia la salita verso l'Alpe di Hera. E dopo aver percorso l'ultimo tratto del sentiero del fiume in salita, raggiungiamo la comoda mulattiera che sale da Somana e che noi percorreremo al ritorno. Ora invece ci dirigiamo verso destra e in 5 minuti arriveremo all'Alpe di Hera. Questo era un alpeggio come altri nella montagna sopra Mandello. Qui le cose importanti che si facevano era l'allevamento, poi il fieno ovviamente, che veniva tagliato, messo in cascine e usato anche per l'inverno, veniva poi portato a valle con le corde, insomma fatto volare, come si dice, da qui, e il legno da ardere e anche per costruzione. E poi qua sopra soprattutto c'è tanto castagneto. Il castagno è stata una pianta alimentare fondamentale per la vita delle nostre popolazioni almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale. Il nucleo di Hera Base era costituito da numerose costruzioni. Sono costruzioni che originariamente risalgono alla metà dell'Ottocento, quando l'amministrazione austriaca ha cominciato a vendere i boschi e le porzioni di montagna, la gente ha comperato e poi pian piano sono stati costruiti i caselli ed è diventato un alpeggio come lo conosciamo oggi. Il signor Gian Giulio è l'ultima persona che a Hera ha costruito un casello. Ma come erano strutturati i caselli di Hera? C'è la stalla e la cascina che servivano per il bestiame e una piccola cucina che servivano per i cristiani, diciamo. E sulla cascina si metteva il fieno per l'inverno e serviva anche come stanza per dormire. Quali sono gli animali che venivano portati all'alpeggio? Ma di più di tutti erano i vitelloni, le capre, le pecore, si lasciavano andare piuttosto liberi quando c'era uno che guardava, quelli di tutti.
si pagava la giornata a quello e guardava tutti, ma poi, però si portavano sempre in alta montagna, perché nella bassa montagna si andava a tagliare l'erba, per si portava in spalla sulla cascina per fare il fieno, o se, altrimenti si tagliava la legna se era avuto tempo. E il trasporto come avveniva? Il trasporto, chi era fortunato aveva l'asino, il mulo, e così, se no a spalle, col gerlo. Fino a quando lei ha frequentato l'alpeggio di Era? Fino a, anche quest'anno vado, però non ci sono più gli animali, perché oggi gli animali non esistono più. Sì, io ho ancora il mulo, però è l'ultimo animale che sia restato. E noi siamo seduti sui gradini della chiesetta di Era. Che cosa ci può raccontare a proposito? Ma questa chiesa è stata costruita, è una costruzione relativamente recente, è stata costruita tra il 37 e il 38, però, come si dice in questi casi, costruita con ampio concorso di popolo, no? Come si legge nelle cronache dell'epoca, perché alla domenica in particolare la popolazione somana veniva qui e tutti in qualche modo hanno aiutato a costruire la chiesa. I materiali erano di provenienza locale, le pietre venivano cavate qui di fianco al fiume, e appunto in questi due anni è stata costruita. A questo punto, dopo aver visitato le baite di Era, incominciamo la discesa verso Mandello, percorrendo la comoda mulattiera, che ci consentirà di visitare anche il santuario di Santa Maria di Olcio. Una documentazione definitiva sulla data di costruzione, insomma sulla data sull'origine, non è stata mai trovata, però è compreso in un elenco di beni ecclesiastici degli inizi del 300, quindi si suppone che sia insomma duecentesco o degli inizi del 300. Della costruzione attuale la parte più antica sicuramente è la torre del campanile, e la funzione di questo santuario con ospizio era molto probabilmente legata alla strada. Questa era sulla strada che dal lago porta alla Bocchetta di Prada, e quindi in Valsassina, che certamente in epoca medievale era l'unica strada di collegamento tra il lago e la Valsassina. Ed eccoci arrivati sulla terrazza panoramica del santuario di Santa Maria. Ecco, il santuario e la casa parrocchiale di Santa Maria sono di proprietà della parrocchia di Olcio, ma il signor Gaetano è il gestore. Da quanti anni? Da 54 anni io e la zia, 60 passani. È una tradizione familiare che abbiamo tramandato in generazioni, e c'è anche il figlio che è in giro adesso. E quali sono gli appuntamenti che si svolgono in questo luogo? A settembre e marzo ci sono le due feste del santuario. E direttamente dal portico della chiesa di Santa Maria prendiamo a ritroso la via Crucis che sale da Somana. È il tratto conclusivo del nostro anello. Santa Maria può essere anche considerata una meta di un'escursione autonoma. In circa 45 minuti da Somana si raggiunge questo posto. Il nostro giro si conclude qua nel nucleo vecchio di San Vico di Somana. Siamo dei pressi di una delle case più antiche del nucleo. Che cosa ci può dire di questa casa? Questa casa, almeno come chiamano, al giorno d'oggi la chiamano ancora Calton, che vuol dire casa del tonno. Dopo quello che abbiamo visto più avanti, più a nord, quella casa lì è castello, chiamano il castello, che vuol dire una volta era una filanda. E prima di giungere all'abitato abbiamo visto dei campi coltivati. Com'è cambiata l'agricoltura in questo posto? È cambiata molto, perché una volta c'erano solo viti, grano turco e patate. Al giorno d'oggi invece cercano di mettere piante di ulivo, che almeno coprono il terreno, c'è poco da tagliare l'erba perché l'erba non interessa più a nessuno, e così vanno avanti. E nell'ultimo tratto che cosa andremo a vedere?
vedremo delle cantine e delle cascine vecchie, cantine dove portavano, perché una volta c'era bisogno di mettere il vino al fresco, c'erano dei posti speciali perché il vino che facevano da noi era vino piuttosto scarso di gradazione, allora ci volevano anche dei posti adatti